Un casco dalla linea sportiva funzionale nell'utilizzo di tutti i giorni e dal prezzo contenuto. Possibile? Nolan pensa di sì e per dimostrarcelo ci ha inviato questo nuovo N66 Sport. Innanzitutto questo casco si contraddistingue per la forma del suo spoiler posteriore che gli conferisce un'immagine molto sportiva. Riprende infatti l'aerodinamica dei modelli racing della casa italiana. Sportivo nelle forme, dicevamo, ma adatto anche al turismo e infatti parliamo di un casco in Lexan, che altro non è che un materiale rientrante nella famiglia dei policarbonati. Si tratta infatti di un casco, diciamo, di fascia media, dal prezzo interessante, ma quello lo vediamo tra un minuto, e proposto in una marea di grafiche e combinazioni cromatiche, dalle monocromie ai design più audaci, come questo che immaginiamo sia pensato per un pubblico molto giovane. Allora, andiamo a vedere un po' di caratteristiche tecniche di questo N66 Sport. Innanzitutto abbiamo detto la calotta realizzata in materiale policarbonato. C'è l'omologazione che è una ECE 2206, ovvero la più recente, in versione P. Versione P altro non vuol dire che l'omologazione per i caschi cosiddetti full face, quindi per i caschi integrali. Il sistema di ritenzione, quindi il cinturino, è di tipo micro lock con la regolazione micrometrica. Ed è interessante notare come questo casco sia proposto nelle misure che vanno dalla 2XS alla 3XL con 6 calotte interne in 6 misure e 2 misure di calotta esterna per adattarsi ad ogni configurazione, ad ogni tipologia di testa del pilota. Per quel che riguarda la ventilazione, sulla mentoniera e prese d'aria sulla parte superiore. I guanciali invece, gli interni, sono realizzati in materiale ecosostenibile e c'è anche la predisposizione per l'inserimento degli occhiali. Ovviamente tutti gli interni sono rimovibili e lavabili. Per quel che riguarda la visiera, trattamento antigraffio sia all'interno che all'esterno, nonché il pin lock, quindi il visierino posto all'interno che evita l'appannamento con perni regolabili. La visiera ha il meccanismo a vista con sgancio rapido, quindi non sono necessari strumenti per smontarla, nonché il visierino parasole con trattamento antiappannamento. Per quel che riguarda il peso, siamo a 1580 grammi, questa è una taglia L, quindi direi in linea con la categoria di caschi. Allora, che cosa ci è piaciuto di questo N66 Sport? La prima cosa, senza dubbio, è l'ampia visuale, soprattutto in verticale. Si ha la netta sensazione di avere un campo visivo davvero ampio, di avere tutto sotto controllo. Questo è davvero ottimo. A maggior ragione poi se parliamo di un casco da turismo. In secondo luogo, ma forse avrei dovuto metterlo prima di tutto, è comodo, è comoda la calzata, non stringe
sui le guance come un casco più sportivo, ovviamente non è questa la sua funzione, comunque non stringe e ciò è molto buono per quel che riguarda l'utilizzo stradale e magari cittadino, quindi togli metti. Il peso non si avverte, cioè no, o meglio, non si avverte una differenza rispetto ai caschi più sportivi. Adesso andiamo a provarlo in tangenziale, quindi a velocità più sostenute, per andare a capire il discorso fruscii e rumorosità. Siamo in sella a una moto, a una Versys 650 Kawasaki, che è abbastanza protettiva di suo, però anche viaggiando col busto eretto, quindi senza sfruttare la protezione del plexiglass, siamo a 100 all'ora, rumorosità particolari non se ne avvertono. Almeno per quel che riguarda la marcia, diciamo, con la testa dritta, quindi guardando in avanti, spostandosi un pelo si avverte qualche fruscio in più, ma davvero poca cosa. Appena si dipana un po' il traffico, sono curioso di provare anche le prese d'aria. Certo, abbiamo fatto in totale 21 km, non sono molti per la prova di un casco, anzi, però ti danno un'idea, un primo quadro della situazione. Andiamo a regolare le prese d'aria, le apriamo. La fronte, sulla parte alta del capo si sente nettamente la differenza, nettamente. Qui davanti un po' meno. Oh, senti che bella arietta fresca. In questa fascia di prezzo, quindi per un casco che non è nato per essere un top di gamma, è un casco, diciamo, per tutti, tra virgolette, io credo sia davvero difficile trovare di meglio. Il casco smorza anche abbastanza bene il rumore del motore, diciamo, lo rende più ovattato, più meno fastidioso, per quanto possa essere fastidioso il rumore di un motore, ovviamente. Allora, quello che ci è piaciuto di questo casco, del nuovo Nolan N66 Sport, l'avete capito, ci sono alcune considerazioni di carattere più generale che è bene fare. La prima, tra tutte, il movimento della visiera a scatti è un po' duro, a dire il vero, ma è utile quando si vuole tenere sbacciata l'apertura in maniera tale da far entrare aria, soprattutto nel periodo più caldo. Altra cosa invece riguarda il design. È un design molto sportivo che sicuramente piacerà ai più giovani, ma che potrebbe anche non essere la scelta prediletta per
l'utenza più adulta o per chi magari non guida una moto sportiva, ma una enduro, una classic, una tourer, una scrambler e via dicendo. Altre considerazioni su questo casco da fare non ce ne sono. I prezzi partono da 250 e arrivano a 280 euro a seconda della grafica prescelta. Per quel che riguarda il rapporto qualità-prezzo, lo ribadiamo, difficile trovare di meglio sul mercato. E a voi piace questo casco? Magari qualcuno di voi già ce l'ha. Fatecelo sapere nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Cliccare sulla campanella per le notifiche per non perdere i futuri contenuti. Noi ci vediamo alla prossima.